Johnson Odiase è nato in Italia da genitori nigeriani, è rientrato in Nigeria per 10 anni e poi è tornato un'altra volta in Italia, quindi straniero tra virgolette. In che modo la burocrazia può ostacolare la vita dei cittadini stranieri? La burocrazia rallenta le cose, quindi grazie alla burocrazia, tante volte, non è che odio la burocrazia, so che ce n'è bisogno, ma rallenta le cose lo stesso. Grazie alla burocrazia le persone perdono tempo, ma anche tante altre cose, a parte il tempo. Ho tanti esempi, per esempio questa cosa dei permessi di soggiorno. C'era una volta che le persone, quando rinnovavano il permesso, dopo 2 o 3 mesi gli davano il permesso di soggiorno. Ma adesso le procedure sono ancora più complicate. Mi ricordo qualcuno che è venuto in ufficio una volta e ha detto lo speed, per esempio, doveva facilitare le cose, ma adesso l'ha reso ancora più difficile. Devo rinnovare il permesso di soggiorno, ho bisogno del passaporto, di questo, dell'altro, e se l'ambasciata non mi dà il passaporto, vuol dire che non posso rinnovare il permesso. E queste cose della burocrazia rallentano le cose, le rendono più difficili. Quindi questi sono pochi esempi. Da mediatore interculturale e operatore dello sportello della Casa delle Culture di Ravenna, qual è una delle tematiche principali che arrivano attraverso le persone? Qual è la criticità maggiore in questo momento? Ho sempre parlato della residenza, sento parlare sempre, perché se non hai la residenza non puoi avere la carta d'identità, se non hai la residenza delle volte non puoi avere neanche il lavoro, se non hai la residenza non puoi avere neanche un dottore. La residenza qua in Italia è importante, infatti se non hai la residenza non puoi fare la cittadinanza, la carta di soggiorno, quindi è molto importante questa cosa. E delle volte quando le persone mi parlano della residenza e io ci penso di una soluzione, quello che mi viene in mente è quello che ho provato io, sono andato all'anagrafe e mi hanno aiutato, ma adesso l'hanno reso ancora più difficile. Prima di poter avere la residenza senza fissa dimora, hai bisogno di un assistente sociale, quindi lì c'è anche un'altra procedura, allunga i tempi e alla fine le persone, se avevano un lavoro prima con un permesso di 6 mesi o anche il lavoro subordinato ma senza residenza, non possono avere il lavoro e alla fine non possono neanche rinnovare il permesso di soggiorno. Questo è un problema. La digitalizzazione delle procedure ha facilitato o rallentato e reso più difficile tutto quello che raccontavi? L'ha facilitato per gli operatori, ma per le persone davanti agli operatori no, per niente. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di lavorare in sportello e quando le persone vengono in sportello e dicono voglio fare lo speed, io sono lì che faccio lo speed per loro e provo a spiegare questa cosa dello speed e dicono no, è troppo complesso, è troppo difficile, e quindi alla fine perdono lo speed, tornano in ufficio, dobbiamo recuperare il password dello speed e alla fine vanno in crisi, delle volte perdono controllo e noi siamo lì a dire no, potete tornare, non perdete il password, quindi è proprio un cerchio, torniamo sempre all'inizio alla fine. Quindi sì, lo facilita per gli operatori, ma per le persone davanti